Che tesori conterrà un box da 36 bustine di Altered? Quale fazione riceverà dei supporti considerevoli? E le uniche che troveremo avranno un impatto importante sulle dinamiche di gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente è arrivato Altered, il TCG campione di incassi su Kickstarter che sta letteralmente facendo impazzire molti appassionati grazie alle sue dinamiche innovative volte all'esplorazione. Per l'occasione i signori di 4X Trading, con i quali ho iniziato a collaborare, mi hanno inviato un box da spacchettare e nel video di oggi ce lo godremo appieno andando a vedere cosa ci riserverà. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme che tesori nascosti conterrà il box da 36 bustine di Altered. Andiamo a dargli un'occhiata. Signori, eccoci! Finalmente il box di Altered, fornitomi come già accennato ad inizio video dai signori di 4X Trading. Vi lascerò come sempre tutti i riferimenti in descrizione e non vedevo l'ora di iniziare a vedere cos'è che ci avrebbe riservato questo incredibile titolo che, ricordiamo, 6 milioni e mezzo su Kickstarter, il TCG con la campagna di raccolta fondi più redditizia della storia, quindi insomma, se ci sono state diverse fonti a livello economico che lo hanno supportato, ci sarà un motivo. Ho provato il gioco, ci ho fatto anche un TCG in meno di 20 minuti e devo dire che non scimmiotta nessuno e questo è un punto sicuramente a favore. Andiamo a vedere il box com'è realizzato, ovviamente cartone, fuori c'è il film protettivo con la livrea Altered, ottimo. Qua vediamo che ci sono 36 booster pack all'interno di questo box. Il primo set si chiama Beyond the Gates, questa è la versione inglese ma esiste anche in italiano, ma ne parleremo nelle conclusioni, tutti quanti le varie informazioni legali del caso con il logo della Equinox, la casa francese che per l'appunto ha realizzato Altered. Qui un numero di serie, di qua invece ci sono, non so se riuscite a vederle bene, tutte quante le fazioni, quindi gli Ordis, i non mi ricordo, i Lira, i Bravos, i... ma insomma, non li ho ovviamente imparati a memoria tutti quanti, ma per quanto mi riguarda Ordis, Bravos e Lira sono quelli che... i Muna, questi dovrebbero essere, quindi questi sono... vabbè, comunque, andiamo direttamente al succo della situazione. Apriamoci finalmente questo prodotto, non vedevo davvero l'ora, mi stavo, come sempre, sbustando addosso. Togliamo il film. È interessante vedere anche come hanno realizzato a livello di finitura il tutto. Ci hanno comunque prestato attenzione. Ottimo! E si parte, signori! Non c'è, a quanto vedo, un booster pack, una serie di booster pack, ma sono tutti uguali, come potete vedere. Sono tutti uguali a modo loro. Tre serie, quindi 1, 2 e 3, quindi 36 diviso 2 sono 12, 24, 36. E iniziamo subito con questo unboxing. Comunque, complimenti anche per le bustine, sono straordinariamente belle. Diamo il via, signori, diamo il via! Allora, iniziamo subito con il dire che ci sono diversi back per quanto riguarda Altered, come potete vedere. Questo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un token. Ah, addirittura un rare foiler. Questo è un foiler. A cosa serve il foiler? Iniziamo subito con lo andare a sviscerare qualche concetto di base.
Il foiler serve per riscattare una carta che era rara ma senza foilatura, dandogli una foilatura. Quindi una volta che, magari faremo un video al riguardo, una volta che ordinate attraverso il sito principale una carta che magari si è danneggiata o quant'altro, potete utilizzare una carica rare foiler attraverso questo codice QR qui, che ovviamente già ho riscattato, e per farvi inviare quella stessa copia della carta, ma che prima avevate in finitura comune, passatemi il termine, foil. Quindi ottimo anche il fatto che ci hanno pensato per quanto riguarda il servizio on demand. E si parte, signori, si parte subito con Sigismar e Wingspawn, che sono i due eroi e companion preferiti per quanto mi riguarda. Gioco Ordis, quindi sono un grande appassionato di questa fazione. Brassbrook Hob, Haven Bravos Bastion, che è un landmark, un permanente. Bellissime comunque queste carte, devo dire la verità. Ottime. Foundry Armorer, The Hatter, Hydrasina, molto carina. Sakara. Ok, iniziamo. The Council. Qua abbiamo il Kraken's Wrath. Bellissima questa Hathor. Si trova anche all'interno di uno starter, se non sbaglio, lo starter dei Lyra. Poi magari dico una castroneria, però comunque mi è sempre piaciuta l'immagine di lei che si trova nel bel mezzo di una sorta di concerto, ecco, bellissima. Boom! Molto molto interessante questa. Le immagini sono comunque straordinarie, devo dire la verità. Izmir, grande, grandissimo. E quindi qui, signori, siamo andati un po' a prendere in considerazione già alcuni concetti di base per quanto riguarda Altered. Quindi abbiamo visto la presenza delle foiler. Qui probabilmente, oddio, non so se è. Allora, o è un token o è un foiler. E infatti è un token. Questo è un token, Ordis Recruit. Quindi con questo back qui, perché ci sono tre tipologie di back. Il back per i token o i foiler, come abbiamo visto, il back delle carte tradizionali e poi il back per quanto riguarda le 5 carte che rappresentano poi il void, che vengono messe ad inizio partita tra un campo e l'altro per far avanzare sia da una parte che dall'altra rispettivamente il campione e il companion. Aurak e Keyball, eroi di Lyra, Bravos Blade Dancer, Ganesha, Haven Trainee, Muna Merchant, Lyra Chronicler, Magical Training, Osama. Oddio, signori, non mi fate di queste cose. Kadijiran Alchemist. Bella questa. Athena. Bellissima, questa è straordinaria. Mi piace tantissimo. Parvati, anche questa molto molto carina. E abbiamo qui la prima unica, signori, Esmeralda. Abbiamo qui la prima unica del set. Esmeralda, bellissima. Straordinaria. Mettiamola da parte, poi ci facciamo come al solito un recap generale di ciò che è uscito all'interno di questo box. E intanto terzo pacchetto e già è uscita, insomma. No, credo che sì, no, il secondo pacchetto. Secondo pacchetto ed è uscito già una carta unica, ottimo. Akasha e Taru, Izmir. Ecco, esatto, questa era una delle casate che non ricordavo. Hooked, Shenlong. Forte, forte. 8-8-8-6-6, oddio. Non ha neanche effetti, quindi. Ma lascia il tempo che trova. Daughter of Yggdrasil, Mind Apotheosis, Kitsune, Stick Not Seal, Baba's Izba, Paper Herald, Yongsu Verdant Weaver, molto carina, Flamel, e poi abbiamo un Tooth Fairy. Quante Ah no, attenzione, ce n'è un'altra. Ok, era praticamente il Mana Coverage, che praticamente è, credo che sia una sorta di token, anche se non ha il back da token. It can be played, but I can be used as a mana orb. Ok, quindi servirà sicuramente a qualche eroe disponibile all'interno delle dinamiche di Altered. Andiamo a vedere 12 carte per booster pack. Perfetto, abbiamo risposto anche a questo quesito.
12 booster pack, vediamo subito cosa è che abbiamo qui. Ordis Recruiter, ottimo. Mettiamo da una parte. Oh, questo è l'altro, un altro, perché ce ne sono, mi sembra, 3 o 4. L'altro eroe di Ordis, che dice: At noon, if you control one of more Burocrats, che non so cosa sia, create an Ordis Recruit 111, quindi questi qua, o quello che abbiamo visto prima, in una spedizione bersaglio, ok. Quando giochi un Burocrat, you may have it gain a sleep, ok. Fantastico, devo studiarmelo meglio perché non ho capito che fa. Però va bene, ok. Might Gene, Kellen Burst, Parvati, Ouroboros Croupier, Mana Reaping, Baku. Bellissimo questo. Questa è veramente bella come immagine. Baku. Che cos'è? Una sorta di elefante degli incubi, dei sogni. Straordinario. Anubis. Bellissimo questo Ordis. Straordinario, con giustamente la piuma da una parte e il valore dell'uomo dall'altra, che va a riprendere proprio, e questa è straordinaria come cosa, va a riprendere proprio la tradizione egiziana al tempo, che si credeva che si mettesse una piuma da una parte e il valore dell'uomo o le ricchezze che l'uomo possedeva dall'altra all'interno di su una bilancia, e se la piuma pesava più della ricchezza dell'uomo, l'uomo praticamente veniva gettato negli inferi a soffrire le pene dell'inferno. Cady Grand Mage Dancer, Ouroboros Incaster, pure questa. Devo dire che le artwork sono straordinarie, bellissime. Lyra Festival, bellissima. Veramente belle belle. Studious Disciple, ok. Loro. Costa uno in meno, interessante. Costa 1-1, buono. Devo dire che molto molto belle, le carte molto belle. Sono state realizzate da disegnatori, quindi sì, non tramite IA, quindi ottima come cosa. Vediamo cosa troviamo. Un Brassburg, va bene. Brassburg, aspetta, forse era, vabbè, lo vediamo dopo. Sierra e Oddball, Axiom Salvager, Intimidation, Three Little Pigs, bellissimo. Ouroboros Trickster Spurs, Chernon, Elder Shard, Quetzalcoatl. Questo è praticamente, è palesemente il professore del Tolarian Community College. Ha un playmat che è uguale praticamente. Flamel, Bravos Vanguard, bellissima. Harvest, che sarebbe raccolto. Poi Atlas. Questo è presente anche, se non vado errato, all'interno dello starter degli Ordis, per l'appunto. Vediamo un attimo cosa esce. Ok, un altro Buzzbrug, Gisbers, Subahas e Marmo. Ok, Red. Ma questa è Valira. È Valira di Diablo. È uguale. Ada Lovelace, Anansi, Kitsune. Iniziamo a trovare i doppioni. Amalh Asgard Outcast, The Frog Prince, Baku per l'appunto, Charge, ottima per le dinamiche di Ordis con tutti quanti i vari segnalini che caccia ad ogni turno, questa è veramente tanta roba. Hooked, The Hunter, e poi abbiamo Beauty Sleep. Queste sono carte che, devo dire la verità, per un gioco neonato, perché è uscito praticamente ieri, convincono tanto. Poi hanno fatto una campagna di promozione straordinaria. Buddha, hanno fatto i vari, non mi ricordo come si chiamano, gli eventi. Achille, questo è bellissimo. Bellissimo. Hanno fatto diversi eventi che comunque portavano la gente a conoscere il gioco, quindi tanta tanta roba. Pain Prison, Mowgli, bellissimo Mowgli. Celestial Blast, Giovanna d'Arco. Questo è forte soprattutto nella sua versione rara, unica, ancora non l'ho trovata, a dire la verità neanche sono andato a vederlo, non so neanche se esiste, quindi. Oh, Sun Wukong, bellissimo lui, bellissimo. Per quanto riguarda poi, signori, perché sicuramente qualcuno me lo chiederà, Robin Hood, bellissimo pure questo, per quanto riguarda sotto il codice QR, signori, se volete
fate senza problemi, cioè per quanto riguarda le foiler, ok, però per quanto riguarda i vari codici QR, ma prendeteli senza farvi neanche uno scrupolo. Vediamo, allora, questo è sicuramente, ok, Mana Orb, perché l'ho visto era uguale al dorso. Kujo e Buda, prendetelo senza problemi, anzi, ci mancherebbe altro, è un regalo che vi faccio. Bravo Streacher, Mechanical Training, Atlas, Lyra Festival, Kodama, Lyra Cloth Dancer, Ordis Gatekeeper, Saka... Sabaku no Maiku, Mana Eruption, questa è meravigliosa. Questa c'ha una. Un, non lo so, Zero Win, che è il disegnatore, ha un'illustrazione straordinaria, bellissima. Ha un contrasto di colori che sono. Personalmente mi piacciono tantissimo. Mana Eruption potrebbe essere una delle mie carte preferite. Muna Merchant e poi Ordis Attorney. Poi, signori, io comunque passerò a registrare ogni singolo codice QR, quindi non so se si possono registrare più volte gli stessi codici QR. In caso se non... Oh, la common, la foiler common, eccola qua. Quindi abbiamo sia la rare che la foiler common. Vediamo se riusciamo a trovare anche la foil delle unique. Traister Rossum. Dottor Frankenstein, Bravos Blade Dancer. Dicevo, quindi, se non so se si può registrare più di una volta il codice QR. Se non si può, sappiate che comunque l'ho registrato io prima. Grand Endeavor, Kraken Svrat, Ordis Attorney, l'abbiamo visto prima. Sticky Note Seal, molto interessante. Paper Herald e poi Dorothy Gale. Bellissime, bellissime, hanno dei colori straordinari, belli vivaci, che attirano sicuramente tanti appassionati, perché i giocatori di carte collezionabili, questo è un altro Mana Orb, i giocatori di carte collezionabili comunque a volte, Sierra e Oddball, spostiamo un attimo qui il, perfetto, così almeno va un po' più a fuoco, mettimelo a fuoco, perfetto. Tiny Jean, boom, l'abbiamo visto prima. Ouroboros Croupier, Sneasel Shroom, Ouroboros Incaster, Ordis Attorney, The Kraken, Anubis, bellissima, Open the Gates, rara, questa è meravigliosa, meravigliosa dei Bravos, tanta tanta roba. Bravos? Sono i Bravos loro? Mi sa che sto sbagliando. Inari, lo sono in mura sicuro, e poi Teamwork Training degli Ordis. Insomma, dovrò vedere se alla fine di questo unboxing riuscirò a potenziare il mazzo che mi hanno inviato sempre i signori di 4X Trading, perché mi hanno inviato tutti e sei gli starter. Oh, abbiamo un'altra foiler, sempre rara. Ottimo. Mi hanno inviato, dicevo, tutti e sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, tutti e sei gli starter disponibili per Altered. E giovedì, se non vado errato, o martedì, comunque vi terrò aggiornati tramite le storie su Instagram. Se ancora non siete iscritti al profilo Instagram, in descrizione troverete tutti i riferimenti. Lì vi avviserò e vi dirò: faccio questo, faccio quell'altro. Insomma, per quanto riguarda le varie pubblicazioni dei contenuti che arriveranno sul canale. Brassbog Hive, raro, bellissimo. Conifer Conman, che è praticamente una pigna sotto steroidi, bello. E poi Sneasel Shroom. Bella veramente. È un... mi sta sorprendendo per la cura. Poi anche a livello di carte. Vediamo un attimo qua che cosa abbiamo. Ok, Ordis Recruit. Anche a livello di carte, signori. Comunque non sono cartacce. Cioè sono carte che hanno un certo spessore. Sono carte ben realizzate, che non si spaccano dopo 2 secondi, quindi ottime. Teja e Neura, eroi Muna, Chiron, Dottor Frankenstein, Atlas, Harvest, The Ouroboros Lyra Bastion, bellissimo questo. È praticamente la città dei Lyra, questa qui, se non mi ricordo male. Spycraft, Ordis Gatekeeper, Thoot Fairy, Mind Apotheosis, tanta roba. Thoth, così. E
E poi qui abbiamo per i Bravos, se non mi sbaglio, questi dovrebbero essere i Bravos, l'unica Ishinoboshi. Bellissima questa. È che non riesco a non ripetermi, signori. Non riesco a non ripetermi. Ogni carta è un'opera d'arte, praticamente. Ogni carta è una vera e propria opera d'arte. Complimenti ai realizzatori del gioco perché ci hanno investito e devo dire che con tutti i fondi che hanno recuperato da Kickstarter, se sapranno investirli al meglio, signori, si potrà avere un gioco di carte collezionabili diverso dai soliti tre, Sigismar e Wingspawn, Bravos Pathfinder, dicevo, si potrà avere un gioco diverso dai classici tre, dagli intramontabili tre. Kakoba l'avevo, forse sì, forse no, Dorothy Gale, e quindi dicevo, a differenza dei tre, si potrà avere magari anche un altro gioco di carte collezionabili giocato, che è per l'appunto Altered, e qui abbiamo il Monolith Ordis Bastion, che praticamente è la città degli Ordis. Quando una creatura non token, ok, guadagni un boost, interessante, molto interessante, guadagni un boost, quindi dai +1/+1/+1 a Your Expedition, it gains. Ah, quando la creatura non token entra sul campo di battaglia con il Monolith, prende un boost +1/+1/+1, forte, molto forte. Qua intanto vai, ho token degli Ordis a volontà. Teja e Naura, Heaven Warrior, Axiom Processor, Coniferal Coinsverse, Ouroboros, Aya. Qui abbiamo il bastione degli Ysmir, quindi la città degli Ysmir. Istok, Vanishing Gate, Tiny Gym, l'abbiamo visto anche prima, Common, questo invece è raro. Verbant Buck, la tartaruga degli Ordis. E Celestial Blast, anche questa sempre di casa Ordis. Guardate, signori, cosa può essere questa carta qui. Complimenti davvero. Complimenti davvero. Sembrerò ripetitivo, ma quando c'è da fare un'osservazione obiettiva, c'è da farla, che in realtà è molto più soggettiva, perché piace a me, magari non può piacere a voi. Abbiamo qui un altro token. Aurak e Keyball, sempre di Lyra, Chiron, Assembly Observer, K, The Sandman, Meditation Training, The Frog Prince, Gift of Self, Giovanna d'Arco, ottimo, Mana Channeling, Lyra Navigator, Kadigiran, Mage Dancer e basta, a posto, abbiamo finito. Credevo ci fosse un'altra carta, invece no, non c'era un'altra carta. Qui vediamo cosa c'è subito. Ok, di Ordis, di reclute Ordis sono pieno fino ai capelli. Quali capelli? Quelli che avevo. Man Eruption. Mi suona familiare Man Eruption, signori di Altered. Molto familiare, eh? Anansi, Aloe Vera. Queste carte sono... Queste sono le carte che ti devono spingere a giocare questo gioco. Ordis Spy, bellissima. Conjuring Seal, Mechanical Training, Brassbug Hive, bellissima questa qui, soprattutto perché è rara, quindi ha un effetto maggiorato rispetto alle comuni. E poi abbiamo il Monolith Ordis Bastion, molto interessante. Se ci fate caso, signori, il Monolith Ordis Bastion è di Muna, non è Ordis come in questo caso. Perché? Se vi interessa, faremo, come per quanto riguarda il contenuto dedicato alla richiesta di carte con l'utilizzo delle foiler, anche un video dedicato per quanto riguarda queste differenze. Ancora Ordis, questo è un box che fa proprio per me. Rin e Orchid, dei Muna. Riesce a metterla a fuoco? Spostiamolo proprio questo, così almeno. Ok. Armor Jammer, Mighty Jean, Mechanical Training, Harvesters Asmodeus, straordinario, Parvati, Monolith Legate, Vanishing Gate, Ratatorsk Suskrest di Bravos, Meditation Training e poi
CEO, Jean Assembly Overseek. Anche lui non è di Ordis, non appartiene a Ordis, in maniera originale non appartiene a Ordis. Hanno ripreso un po' il concetto di Maverick per quanto riguarda Keyforge. Vi ricordate le Maverick che ogni tanto potevano capitare degli unici che avevano delle carte appartenenti ad altre casate all'interno delle proprie schiere? Arjun Spike, Heaven Warrior, Brassbook Hive, The Sandman, Aya, Hathor, Easy Talk, King the Sparse, Teamwork Training, Kellan Burst, Pain Prison e Ride the Bifrost. Ha dei colori che a me letteralmente mi accendono proprio, capito, i trigger, non so per quale motivo, boh. C'è tutti questi contrasti di viola, blu. A me mandano ai matti letteralmente. Oh, qui abbiamo un'altra common foiler. Ottimo. E si parte con Trace Rossum degli Axiom. K, Axiom Processor, Helping Hand. Quindi ok, questi sono Bravos e questi altri sono gli Axiom. Ok, dovrò impararli per bene i nomi. Yongsu, Verdant Weaver, Lyra Trespiant, Mana Reaping, Gizmir Bastion, Grand and the Vaux. Tanta roba. Target Expedition, Moon Forward, One Region. Però, ok, interessante. Ouroboros Trickstarter, Heaven Trainee, di Ordis, bellissimo. E Off You Go. Cos'è? Una sorta di coniglio con le ali. Interessante anche questa tipologia di creature che ogni tanto si vedono. Chissà se anche in Altered sarà presente una creatura di riferimento che vaga in giro. Chissà. Ah, qui abbiamo un'altra Common and Foiler. Ne sono uscite 5 al momento. 3 Commoner e 2 Rare. Afanas e Senka. Insunboshi, Foundry Mechanic, Tiny Jean, Clot Cocoon, Nurtur, Thoth, Kuwat the Dissenter, Monolith Archivist, Ordis Spy, non è di Ordis ma è di Bravos, Clot Cocoon e poi Celebration Day, anzi Celebration Day, Fleeting Expedition Can't Move Forward This Day, tanta roba. E si procede, siamo credo più che abbondantemente oltre la metà del box, sì, sicuro. Navenka e Blotch, Hooked, ah, eccolo qua, Kaibara, Asgartan Leviathan. Comune, ma insomma, questa è una carta iconica di Altered, anche perché compare anche sul booster e... no, solo sul booster, basta. E quindi è la carta cardine iconica per quanto riguarda questo primo set. The Ouroboros Lyra Bastion, Harvest, Lyra Thespian, Flamel, Open the Gate, ovviamente Ordis e non Bravos come l'abbiamo trovato prima, mi sembra che fosse Bravos, Vabas Isba, Mechanical Training, Heaven Warrior, molto forte. E qua abbiamo, signori, attenzione, un'altra unica, Ouroboros Croupier. Un'altra unica e siamo a 3, signori. 3 uniche al momento. Ci sono 3 uniche. Chissà se ne uscirà una quarta. Non so francamente quanto è il pool del box. Vediamo. Oh, qui abbiamo un'altra Rare Foiler, quindi siamo a 6. 3 per parte. Sia per le common che per le rare. Lindiwi e Mo, Athena, Heaven Trainee, Amelia Earhart. Ah, Amelia Earhart, famosissima Amelia Earhart. È presente anche nel film Una notte al museo 2 o 3, se non mi sbaglio, 2 credo. Yongsu, Verdant Weaver, Esmeralda, Ordis Carrier, molto forte. Kuat the Dissenter, Monolith Archivist, Kellan Cylinder, Thinkerbell e Istok.
di Izmir. Vi sto imparando piano piano. Vi sto imparando piano piano. Tanto comunque con Keyforge è stato uguale, per ricordarmi tutti i nomi ci sono passati tipo 6 anni, quindi... Fen è Crowbar, The Foundry, Axiom Bastion, quindi questa è la capitale degli Axiom. Mana Channeling, a Cappella Training, Inari, Ride the Bifrost, Small Step Giant Leap, Charge, ottimo, Celestial Blast, sempre con questa incredibile artwork, Harvest, Lyra Thespian e Moonlight Jellyfish. Procediamo, procediamo dritti, signori. Procediamo dritti. Non vedo l'ora, mamma mia. Dai, dai, dai. Ne mancano ancora un po' di cartucce. Gurlang e Toxin. Altro eroe. Ne abbiamo trovati tre al momento. Per quanto riguarda Ordis, Kelonic Generator, Bravos Vanguard, Kelon Elemental, Bountiful Midown, Loki, The Council, The Kraken, Celebration Day, Heaven Bouncer, Ouroboros Cuprier, Kokuba, Legion Commander e poi il Mana Coverage. Chissà se qua esce la foiler. No. Ordis, come sempre. Susbash e Marmo. Degli Axiom. Eroi degli Axiom. Eroi e companion degli Axiom. Tomoe Gozen. Ganesha. Helping Hand. Mowgli. Asmodeus. Perché avevo letto Amadeus. Spindle Harvest. Off You Go. Paper Herald. Heaven Trainee. Mana Reaping. E Nurtur. Questa... è Muna a tutti gli effetti. 100% Muna. Sicuro, sicuro. Magari sbaglio, ma... troppe cose naturali. Quindi non credo che sarà... Ordis, ma molto più probabilmente Muna. Fen e Crowbar, dei Lyra. Armored Jammer, Ratatoski. Ogun. Olin. Bellissimo. Mana Druid, Moonlight Jellyfish, Kakoba Legion Commander, Other Shard, Axiom Salvager, Esmeralda, l'abbiamo trovato, se non mi sbaglio sì, eccola qua, l'abbiamo trovata unica anche, quindi l'abbiamo anche rara, Sabaku no Maiku e poi il Mana Coverage. Ok, fatemi fare un po' di spazio qui, che ho quasi riempito il cestino. Nevenka e Glouch. Jian, Ratatoski, Ogun, Esmeralda, bene, quindi ce l'abbiamo anche comune. Son of Yggdrasil, Baba Yaga. Baba Yaga. Attento a non ammazzargli il cane a questa, che se no fa stragi. Celebration Day, Alice o Alice, Ada Lovelace, Aloe Vera, rara. Kuat the Dissenter e poi abbiamo un Mo, che è praticamente un token character per quanto riguarda il companion di Izmir. Perché comunque a seconda della casata di riferimento ognuno ha un modo di giocare e vedere la partita differente. Ad esempio gli Ordis sono molto più, come suggerisce anche il nome, molto più incentrati nel generare, per l'appunto, nel generare un altro Kaibara, nel generare, dicevo, è la terza volta che lo dico, dei token. Poi ci sono i Bravos pure che fanno altre cose, i Muna che fanno altre cose, insomma, a seconda poi dello stile di gioco di chi inizia, Anubis raro è straordinario, di chi inizia a muovere i primi passi in questo mondo, insomma, poi c'è la possibilità di poter scegliere e di intraprendere la strada per l'ignoto, che giustamente si parla di esplorazioni in Altered, come meglio si crede. E questa è un'ottima cosa, è un'ottima cosa. Non hanno fatto delle casate che sono ripetitive o che fanno sempre le stesse cose senza avere comunque un senso. Abbiamo un Brassbook e Shushbashi e Marmo, Achille, Boom,
The Spindle Mana Muna Bastion, quindi questa è la casa dei Muna, The Spindle, Tanuki, Drasaina, Baba Yaga, Monolith Legate, Spycraft, Bravos Vanguard, Isu, ok, attenzione, qui abbiamo l'unica dei Lyra, Lyra Cloth Dancer. Quindi ne abbiamo trovate 4 al momento. 4 uniche. Lyra, Bravos, Muna. E devo andarla a ritrovare perché sennò... ok, Axiom. Meno male che avevo l'eroe qui che mi ha suggerito il nome. Axiom, quindi... Mancano soltanto Lyra... chiedo scusa, mancano soltanto Izmir e i miei amati... Ordis, e poi praticamente abbiamo almeno, non sono tutte ovviamente perché ci sono tantissime uniche all'interno di questo primo set, le carte sono infinite, però almeno averne una per fazione che non è mai male. Quindi al momento in un box 4 uniche, bene, non so se mi trovo al di sotto, oh qua abbiamo un'altra foiler rara, ottima. Non so se mi trovo al di sotto della media, al di sopra della media, se mi trovo perfettamente in media. Fatemelo sapere nei commenti. Ordis Courier, Moonlight Jellyfish, bellissima questa, tenerissima. Robin Hood, Mertangle, Lyra Festival. Si respira proprio l'aria del rave, di quelli pesantissimi. Monolith Archivist, Izmir, appartenente ovviamente... alla casata Ordis. E ci siamo, signori, ci siamo quasi, abbiamo quasi terminato il box, dopodiché faremo il recap e passeremo alle conclusioni. Akesha e Taru, Heaven Bouncer, Brassbook Hive, mettimi a fuoco tutto, macchinetta per favore, Inzbuboshi, Mertangle, The Spindle Mana Bastion, A Cappella Training o A Cappella, Thoth, Lady of the Lake, The Council, Bravos ovviamente Ordis, Paper Herald, e poi abbiamo un Baku raro, che male non fa mai. Quante ne mancano? 5, perfetto, quindi ci apriamo subito, le mettiamo fuori dal box. Ne mettiamo subito una in fila all'altra. Brassbug, Sierai Oddball, Calonic Generator, Mana Channeling, Coppelia, Ride the Bifrost, Muna Convergence Dares, Tanuki, Conjuring Seal, il professore, Hua Mulan, Open the Gates, bene, raro, appartenente a Ordis, perfetto. Oh, bene! Abbiamo il secondo per quanto riguarda invece i Bravos, no, gli Axiom, io guarda, oggi proprio. Abbiamo allora Ouroboros Croupier, il Crumiro, che però fa parte di Izmir, se non vado errato, e il Mana Druid che dovrebbe far parte invece di, essendo un druid, dovrebbe far parte di Muna, però entrambi appartengono agli Axiom. Ottimo, poi ci faremo un andremo proprio a vedere anche la differenza tra le varie carte, normale, rara e unica, perché ho visto che per quanto riguarda Ofelia, mi sembra che si chiami Esmeralda, non Ofelia, per quanto riguarda Esmeralda, qua abbiamo un'altra foiler common, poi andiamo a vedere anche quante ne abbiamo trovate. Afanas e Senka, Foundry Engineer, Su Wukong, fortissimo, Muna Merchant, Cloth Cocoon, Nurture, Sticky Note Seal, Magical Training, Monolith Rune Crafters, Foundry Armorer, Dracinia e poi abbiamo Hathor. Mamma mia, direttamente da Oxford, questo incredibile accento. Mi hanno chiamato lì a insegnare, non è vero. Rare Foiler, un'altra ancora. Arjun e Spike. Red, sempre più il personaggio di Diablo. Kalon Cylinder, Heaven Bravos Bastion. Quindi qui abbiamo praticamente, mi sembra che sia stata proprio la primissima bustina dove abbiamo trovato
il bastione dei Braavos, quindi Lyra Navigator è una carta che già abbiamo visto, Hydrasina, Ordis Trooper, 1-1-1, perfetto, Tooth Fairy, Teamwork Training, Tomoe Gozen, Ada Lovelace e poi abbiamo il Babas Isba, raro. Ultime due bustine, signori, e poi ci siamo. Vediamo cos'è che abbiamo trovato qui, se un token o un qualcosa. Un token, mo. Rin e Orchid. Cupelia, Sun Wukong, Foundry Engineer, Twinkie Twinkle, Son of Yggdrasil, Hathor, Alice, The Monolith Ordis Bastion, Red, rara, questa volta l'abbiamo trovata, Hydrasina, sempre rara, 777 tutto zero, ha un effetto straordinario, external, ok, sì, e Gift of Self, di Ordis, ottimo. Credo che riuscirò a costruire un mazzo Ordis niente male, signori, eh? Credo che riuscirò a costruirlo, chissà, vedremo. Sono curioso di sapere. Allora, vediamo subito cosa troviamo qua. Ordis Recruit. E Lindui e Mo per questo ultimissimo pacchetto. Cannon Burst. Tomotoe Gozen. Vediamo se finiamo in bellezza. Twinkie Twinkle. Kodama. All In. Vediamo se facendo All In riusciamo a trovare un'altra... Ma credo che sia impossibile. Un'altra unica. E no, chiudiamo con Baba Yaga, ma chiudiamo comunque in bellezza perché è Ordis, quindi tanta roba. 3 e 2, draw a card, una volta che l'hai giocato dalla mano, almeno ti fa pescare una carta è sicuro. Signori, ci siamo aperti tutto, è completamente vuoto il box, quindi adesso andiamo a fare il recap di ciò che ci abbiamo trovato. A parte diversi token e quant'altro, abbiamo trovato, allora, per quanto riguarda i foiler, adesso li mettiamo tutti in fila, abbiamo trovato la bellezza di 5 carte rare foiler per quanto riguarda, per l'appunto, le rare e 4 per quanto riguarda le common, quindi comunque 9 common foiler e chiedo scusa, 9 tra common foiler e rare foiler ce le siamo portati a casa. Poi, per quanto riguarda invece le uniche abbiamo trovato, allora, un Ouroboros Croupier, Muna Druid, infatti Muna Druid non poteva che essere di Muna, ma qui è di Axiom, Esmeralda di Muna, la mettiamo da una parte perché ci servirà fra un po', Isbun Boshi, e l'ultima, Lyra Cloth Dancer, di Lyra proprio. Queste sono le 5 uniche che abbiamo trovato. Poi, per quanto riguarda la differenza tra le diverse carte, rara, unica e comune, adesso devo andarmi a ritrovare tutte quante le varie Esmeralda che abbiamo trovato. Dovrebbero essere qui da qualche parte. Nel frattempo che le cerco, magari taglio il video e quando le ho trovate vi faccio vedere. Eccoci qua, signori, come potete vedere hanno delle statistiche e soprattutto degli effetti completamente diversi. Per quanto riguarda la comune di Esmeralda e la rara hanno gli stessi identici valori a livello di bioma, ma cambia il valore di giocata direttamente dalla riserva. Qui abbiamo 2 per quanto riguarda la common e da quest'altra parte abbiamo 3 di valore. Poi, per quanto riguarda il resupply, qui abbiamo... per la comune giocare la carta dalla mano, perché la mano sta ad indicare proprio il giocare la carta dalla mano e attivare solo una volta giocata dalla mano l'effetto della carta, mentre per quanto riguarda la rara abbiamo la freccia che vuol dire giocare la carta da qualsiasi parte, quindi possiamo giocarla dalla mano e si attiva l'effetto, possiamo giocarla dalla riserva e si attiva l'effetto e quant'altro. Poi abbiamo l'unica, che ha un valore completamente diverso a sua volta rispetto alle altre. Qui abbiamo 3 di gioco di costo dalla mano e 2 dalla riserva. I livelli di biomi sono completamente diversi. Qui ad esempio abbiamo 2 per quanto riguarda l'acqua o l'oceano, mentre qui abbiamo 0, ma allo stesso tempo va a compensare con il valore di 3 per la foresta. E qui abbiamo degli effetti completamente diversi. Quindi, a differenza del resupply, qui abbiamo sempre... giocare la carta da qualsiasi parte, un secondo che così almeno ve la faccio vedere meglio.
togliamo queste così, ok, perfetto. Giocando la carta da qualsiasi parte, potete mettere una carta dalla mano in riserva e se lo fai resupply, ad esempio, quindi da qualsiasi parte noi giochiamo e smeralda unica si attiva l'effetto, mentre giocandola solo dalla mano, quindi avrà la prima volta che si gioca un duplice effetto, quello per quanto riguarda il resupply, e il secondo che dice puoi scartare una carta dalla tua riserva, se lo fai uno dei tuoi target guadagna a sleep. Quindi ha un duplice effetto rispetto alle altre. E questa è la differenza, signori, tra carta common, carta rara e carta unica. Signori, passiamo alle conclusioni. Conclusioni. Il box da 36 bustine di Altered sarà disponibile ad un prezzo indicativo di 145€, ma potrete reperirlo alla modica cifra di 102€ e 99 centesimi sul sito 4X Trading. Vi lascerò il mio referral link in descrizione. Di certo, questo prodotto fornirà una validissima base ad ogni deck che deciderete di costruire e grazie anche al supporto fornito dagli starter, potrete già nell'immediato dare libero sfogo alla vostra voglia di iniziare a giocare. Disponibile sia in lingua inglese che in italiano, questo articolo si presterà alla perfezione ad ogni tipo di giocatore. Ne consiglio quindi l'acquisto per muovere i primi passi nel mondo di Asgarta nel migliore dei modi. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta i signori di 4X Trading, i prezzi più vantaggiosi del web, per avermi fornito il materiale mostrato in questo contenuto. Altered è finalmente arrivato e dopo una lunga attesa sta mostrando all'universo dei GCC il suo vero potenziale. Anche perché con i fondi ottenuti durante la campagna, di supporti economici ne hanno ricevuti e mi auguro che la Equinox investirà ogni centesimo in sviluppo e ricerca, trasformando questo titolo da fenomeno in crowdfunding a fenomeno tra i fenomeni. Staremo a vedere. E voi avete già dato il via alla vostra personale avventura in Altered? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.